Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Oggi è martedì 29 luglio e la Chiesa celebra la memoria di Santa Marta. Le dicono che ha diritto alla precedenza assoluta perché paziente oncologica, cioè affetta da tumore, ma dovrà attendere 384 giorni per una visita. Sarebbe accaduto a Chieti, dove la donna protagonista della vicenda ha dovuto appunto attendere più di un anno per fissare la data di una mammografia con cui ha scoperto di avere un altro nodulo dopo quello già scoperto nel 2009, per il quale era stata operata nel 2011. Istituire il sistema unico bibliotecario abruzzese lo propone l'Unione delle Province Abruzzesi, che ha messo a punto a questo proposito un progetto di legge, ora al vaglio del Consiglio delle Autonomie Locali, per unificare i servizi bibliotecari abruzzesi, facendo nascere il sistema unico bibliotecario coordinato dalla sovrintendenza ai beni librai e costituito dai quattro poli bibliotecari della regione. Il presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio, ha spiegato che, dato che non saranno più le province a doversi occupare delle biblioteche, si vuole dare alla regione, che invece dovrà farlo, uno strumento per poterlo fare in modo efficiente. È Filippo Piccone, il parlamentare abruzzese più ricco, imprenditore, 53 anni, il deputato del nuovo centrodestra che anche sindaco di Celano, avrebbe nel 2002 dichiarato un reddito complessivo pari a 201.888 euro. Dopo di lui ci sarebbe la deputata pescarese Vittoria D'Incecco del PD, medico con 163.495 euro. Il più, tra virgolette, povero sarebbe invece Gianluca Castaldi, insegnante e senatore del Movimento 5 Stelle, con 16.540 euro, preceduto da un'altra senatrice appunto dei 5 Stelle, Enza Blundo, con 23.594 euro. Le dichiarazioni dei redditi del 2012 dei parlamentari, che riguardano le attività che non rientrano nella loro vita politica, sono in rete grazie al portale Open Polis. Riattiveremo contatti e iniziative comuni con le città di Mostar e Spalato. Abbiamo ragionato sulla necessità di riprendere subito i rapporti fra città e comunità. L'occasione è offerta dalla presidenza delle città del Forum dell'Adriatico e dello Ionio, di cui la città di Mostar fa parte. Non sarà solo amicizia, ma un'azione di vera e propria collaborazione puntata sul turismo religioso, vista la vicinanza a Mostar di Međugorje, è capace di coinvolgere le nostre rispettive comunità sul piano economico e produttivo. Lo ha detto il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, di ritorno da Mostar e Spalato. Pioggia, grandine e freddo non hanno fermato gli oltre 500 atleti accorsi per partecipare domenica scorsa al Gran Sasso Bike Day, 26 km con dislivello di 1100 metri, partenza da Fonte Cerreto, base della funivia per Campo Imperatore. Tra i partecipanti la campionessa Chiara Ciuffini, reduce dalla 28esima maratona delle Dolomiti. Alla buona riuscita della manifestazione promossa da ASD Bike 99 L'Aquila hanno contribuito a Sergi Racconta, Croce Rossa Alpini di Camarda e Protezione Civile di Assergi. Pronta la riapertura della seggiovia a Scanno, mancherebbero solo le normali procedure amministrative
per il bando e le successive volture. È stato il vice sindaco del centro lacustre, Luca Silvani, a dare l'annuncio. Ma secondo le cronache si vocifera di un esposto che bloccherebbe la gestione delle seggiovie stesse. Il vice sindaco dice di non averne notizia, precisando che il bando è andato deserto più volte. Tre le seggiovie che hanno una capacità di portata di circa 3.000 turisti ogni ora. Ma la bellezza di questo impianto, considerato un gioiello, sta proprio nel fatto che la stazione di partenza si trova nel bel mezzo del centro abitato di Scanno. Il nuovo piano occupazionale del comune di Pescara, approvato dalla Giunta il 22 luglio scorso, prevede l'assunzione di 32 nuovi dipendenti nei prossimi 3 anni. Si comincerà a breve, subito dopo le ferie, con l'inserimento in organico di un dirigente amministrativo. Ma i posti di lavoro riguardano figure professionali di ogni tipo, dai fabbri ai falegnami ai messi notificatori sino ai dirigenti. Sono 11 invece i pensionamenti previsti. Niente pubblicità, cartelli con i loghi delle aziende insegne diverse dalla segnaletica verticale piantati tra le aiuole delle 35 rotatorie di Pescara. Una disposizione del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada ha reso illegittimi tutti i contratti stipulati con i privati per la cura dei rondò. Il presupposto è che gli sponsor creano distrazione e generano pericoli per la circolazione. La manutenzione ordinaria e straordinaria ritorna quindi a pesare sul bilancio dell'amministrazione comunale pescarese. In base a una stima dell'assessore al verde alla polizia municipale Adelchi Sulpizio, il conto è di circa 100.000 euro all'anno per garantire gli stessi standard qualitativi e la gradevolezza estetica. Oltre 30.000 persone sono state accolte nei 10 salotti allestiti a Chieti per la 15ª edizione della settimana mozartiana. Un risultato artistico e organizzativo assolutamente positivo, commenta il direttore artistico Ettore Pellegrino, avvertito dalla città e dai tanti turisti, anche stranieri. Tutto esaurito nelle strutture ricettive e nei ristoranti, come confermato dalle associazioni di categoria. A sostenere la manifestazione il Teatro Marrucino e i circa 25.000 euro degli sponsor. E iniziava esattamente un mese fa, il 27 giugno, la 5ª edizione di Estatica, la manifestazione organizzata dal Porto Turistico Marina di Pescara e dalle Camere di Commercio di Pescara, con il patrocinio della provincia e del comune pescaresi. L'iniziativa prosegue con teatro dialettale, musica ed alcuni eventi clou, come lo spettacolo di Teoteocoli il 3 agosto, il Blues Festival l'8 e 9 di agosto e i concerti sotto le stelle tra il 10 e il 30 agosto. Per tutti gli eventi le prevendite sono attive su Ciao Tickets. E siamo con questo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono nubi sparse al mattino, cielo coperto in tarda mattinata, cielo coperto con qualche pioggia nelle ore centrali e nel pomeriggio e sereno in serata con temperature da 22,5 a 29 gradi e venti deboli tranne che nelle ore centrali quando si prevedono moderati. Il mare è previsto poco mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma presente anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e risentirci.